Sì, ho dovuto fare delle cose per me molto nuove. Comprare, devo dire che adesso per la verità non ne posso squilla fare parecchio. A meno. Squilla parecchio. Comprare il primo cellulare della mia vita e poi, anche questo mi mancava, aprire una pagina Facebook. Anche questo non è, mi mancava. Ecco, e adesso... Però non voglio tralasciare la domanda lasciata in sospeso. Suo padre, Giorgio... Mio padre Giorgio, sì. Decide di entrare negli anni 50 nel Partito Comunista e per questo la famiglia, i suoi genitori, decidono di diseredarlo. Mio nonno che tra l'altro mio nonno era una figura interessante perché era un liberale rigorosamente antifascista negli anni ha vissuto come un tradimento di classe la scelta di suo padre? Sostanzialmente sì. Sostanzialmente, cioè un borghese sì. Non può andare con i comunisti. Esattamente, e quindi non fu accettata questa scelta e quindi mio padre se ne andò di casa e fece la sua vita, insomma. Sa che il suo prossimo avversario, per questa volta non alle primarie, ma per diventare primo cittadino di Genova, stasera l'ha salutata con grande rispetto, si chiama Enrico Musso, è uscito dal PDL, si è proposto, guarda un po' anche lui, come più simile ai tecnici che sono al governo oggi. Dice, sì, con questa finzione di tecnici che fanno delle scelte oggettivamente indiscutibili. E poi ha detto, sarà la sfida fra un economista che si dichiara rispettabilmente comunista, Doria, e l'altro nitidamente liberale. Musso, accetta questo schema? Ma, guardi, secondo me, nonostante Enrico Musso voglia proporre questo cliché, io direi che i tempi di Peppone e Don Camillo sono finiti secondo questi parametri. Io non mi sento Peppone e certo Enrico Musso non è Don Camillo, non è sicuramente capace di fare miracoli. Ah, ecco, va bene. Dicono che sia stato un miracolo questo suo 46%. Non credo nemmeno questo. Non credendo nei miracoli, non credo di aver compiuto. Nel senso che se lo aspettava un successo di queste dimensioni? No, di queste dimensioni per nessun la verità. Nessun giornale l'aveva pronosticato. Sì, però... Non che i giornali vadano quasi troppo sul Ecco, non avevano, almeno a livello locale, secondo me, non avevano avuto la capacità di cogliere quanto stesse bollendo in pentola, proprio gli umori di un popolo di centrosinistra che stava mostrando dei chiari segni di insofferenza per come veniva, così come si proponeva il centrosinistra. E questa me la deve spiegare proprio bene, perché sa, noi qui all'Infedele ci compiacciamo di avere intuito per tempo il fenomeno Pisapia, dalle primarie di Milano poi alla sfida con la Moratti, sì. Ma qui si trattava del vento di cambiamento, come poi l'hanno chiamato, in cui finiva un ciclo politico della destra che governava da 20 anni Milano. Invece lei è andato a prendersela con una amministratrice di sinistra, la Marta Vincenzi, che era proprio venuta qui all'Infedele a dire faccio la scelta delle primarie, prima dell'alluvione, prima certo, di avere sì. L'infortunio che sappiamo. Ecco, la scelta delle primarie l'ha fatta ma l'ha anche subita. Il Partito Democratico... Stasera ha detto di essersene pentita, molto arrabbiata anche con lei, sì, dice antipolitica, il PD si è fatto male da solo... Però anche in questo io direi nel momento in cui ci sono dei risultati per i quali si vede che il sindaco uscente prende il 28%, 27% quello che è, dei voti, è qualche esame di coscienza dovrebbe farselo. Come mai ha preso così pochi voti? Perché c'è stato un complotto generalizzato, questo non direi. Ecco, ma questo bisogno del popolo di centrosinistra, di discontinuità, come se lo spiega? Ha una rilevanza politica anche nazionale? Ma sicuramente sì. Ecco, io credo che
E su questo ho puntato molto nel corso di questa campagna per le primarie. Credo che il popolo del centro-sinistra abbia bisogno di persone, suoi rappresentanti che parlano un linguaggio un po' diverso da questo stereotipato un po' da politico professionista. Questo è un punto rilevante, che dimostrino anche una buona dose di disinteresse personale. Insomma, penso che i cittadini del centro-sinistra abbiano un po' a noia vedere persone che passano da un incarico all'altro, da un'amministrazione all'altra, da un ruolo all'altro. Marta Vincenzi era già stata presidente della provincia. Ha avuto un lungo cursus honorum, cominciato proprio con dei ruoli di evidenza cittadina, come assessore in comune, poi per due cicli presidente della provincia, poi di nuovo assessore in comune nell'amministrazione Perico per un breve periodo, parlamentare europeo e poi sindaco della città. Troppe carriere. Ma dice stasera Bersani, precisando che da domani in poi sosterrà con convinzione Marco Doria, candidato sindaco di Genova, convinto di vincere con lei, ma dice se il Partito Democratico avesse presentato alle primarie una candidatura sola non sarebbe finita così. Non ho idea, io so che con questi risultati da solo ho preso il 46% dei voti e non sono in grado, non penso si possa essere certi che un'unica candidatura maturata in ambito PD potesse totalizzare la somma algebrica delle due in campo. Si potrebbe anche immaginare che una parte di elettori che hanno optato per l'uno o per l'altra candidata, se non avessero avuto la possibilità di scegliere quella a loro preferita, magari avrebbero potuto votare per me. Ero già al 46%, poteva anche arrivare forse, chi lo sa, al 51%. Comunque siete da solo, la terza grande città italiana, la quarta, dopo Milano, Cagliari e Napoli, si aggiunge ora Genova, stiamo parlando di capoluoghi regionali importanti, nei quali viene portato avanti dagli elettori del centro-sinistra una figura di outsider più a sinistra del PD. Certo. Secondo lei questa è una tendenza nazionale che appunto lancia un messaggio anche a chi sostiene il governo Monti, faccio per dire? In parte penso di sì perché mi riallaccio alle questioni che erano state toccate, affrontate prima. Mi pare che sia evidente che ci sia bisogno di politiche che appaiano credibili e giuste. Quando si percepisce, si ha difficoltà a percepire una equità piena in certe manovre, è inevitabile che si aprono degli spazi per chi magari questa equità la richiede con più forza. Quindi in questo senso risponderei positivamente alla sua domanda. Quindi non pensa che la prossima sfida che l'attende con il candidato Musso, appunto, che è un indipendente del centrodestra, sarà la sfida tra Musso, che sostiene il governo Monti, e Doria, che invece si oppone al governo dei tecnici? È una caricatura questa? No, è una semplificazione, perché poi bisognerebbe trasporre questa discussione al livello delle problematiche di una grande città come Genova, dei problemi concreti della città. Può essere un aspetto della discussione. Io poi peraltro rispetto al governo Monti voglio dire che come cittadino di sinistra ho gioito quando si è insediato, perché mi sono sentito liberato dal precedente governo, primo punto. Secondo punto, ho apprezzato anche
il linguaggio utilizzato, che era un linguaggio che però mi poneva di fronte a problemi evidentemente concreti, drammaticamente concreti. Persona seria. Ecco, la serietà dell'approccio è un altro dato che ho apprezzato e che continuo ad apprezzare. Il terzo aspetto però, su cui invece secondo me è assolutamente legittimo discutere, è la supposta oggettività delle scelte che vengono suggerite. Ecco, queste possono essere discusse. Esempio concreto che ho ripetutamente citato, anche in maniera semplice, ma perché era nitido secondo me nella sua evidenza, è quello che non si capisce per quale motivo un possibile sindaco di una grande città e più in generale delle comunità cittadine debbano accettare che si operino dei tagli al Fondo Nazionale Trasporti, che tagliato mette in ginocchio i sistemi della mobilità urbana nelle grandi città, quando si continuano a spendere somme assurde per gli F-35. È il discorso, ecco, sulle spese militari che abbiamo fatto prima, fatto, mi a mancava, proposito della Grecia. Sono tornato. In Grecia sono molto molto più forti.